voglio di cose difficili. Nell'ultimo video il mancato allenamento nelle posizioni da field target mi ha fatto fare una figura barbina. Bene, quindi oggi penso di allenarmi in questa disciplina, oltre poi a divertirmi con girandole, barattoli e quant'altro. Vado a tirare e poi dopo farò vedere la posizione di tiro. Negli ultimi tempi, per chi mi conosce, per chi segue il canale, mi sono dedicato molto alla scoperta, tra virgolette, della nuova PCP, la S400 della Aerarms. Questo però ha determinato due cose. Uno, l'abbandono quasi totale della Erauch 977 e due, il cambio di tipologia di tiri, perché con una PCP sicuramente si cerca di andare a testare maggiormente la precisione. Nell'ultima sessione di tiro, nella quale mi sono dedicato a field target insieme a degli amici, mi sono reso conto che il mancato allenamento effettivamente mi ha fatto perdere quelle abilità, peraltro non eccezionali, nel tiro field target. Perciò mi sono deciso a effettuare una sessione di tiro esclusivamente nel field target e esclusivamente con la Erauch 977. Devo dire che a parte il primo tiro andato a vuoto, il resto della prova è stata piuttosto buona, anche con mia sorpresa, e soprattutto per via della distanza che, anche se non ho potuto misurare con precisione, credo che si attesti sui 30 metri, se qualcosina di più, però la distanza più o meno è quella, e con una buona percentuale di vento. Quindi una volta capita la deriva dell'alzo, questo è il risultato, ovvero il bersaglio va giù. Prossimamente sono deciso a effettuare altre prove sempre nel field target in questo video. In particolare, non avendo potuto misurare con precisione, alla fine del tiro farò vedere la posizione di tiro, quindi insomma giudicate voi. Ritrovare la 977 è stata veramente una bella esperienza, perché come al solito non delude mai ed è una carabina dalla precisione eccezionale, pur essendo una Springer. Facciamo così, seguiamo il filo, ci vedo, c'è una gran bella giornata di sole, ecco qua. Sembra una buona distanza. Stamattina non ho avuto modo di misurarla. Andrò a finire.